Ciao Darsim, come si dice allegri in inglese? Happy, cheerful, merry? Non lo so, non lo sa neanche lui, però sta imparando l'inglese. Sta imparando l'inglese e quindi andrà ad allenare il Manchester United. È chiaro, il passaggio logico è immediato, è diretto, no? Tutti coloro i quali stanno imparando l'inglese a fine 2019 andranno presto a lavorare per il Manchester United. No, a parte gli scherzi, insomma, il racconto giornalistico di questa ipotesi, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore di Manchester United, mi fa un po' sorridere, però magari succede, magari davvero Allegri andrà da gennaio ad allenare il Manchester United, o comunque tra poco, perché Solskjaer obiettivamente non sta ottenendo risultati soddisfacenti. Il Manchester United naviga in cattive acque, è nel peggior esordio stagionale degli ultimi 30 anni, a quanto dicono, e comunque ha più sconfitte che vittorie in questo momento, quindi si parla di un cambio in panchina. Sarà Massimiliano Allegri? Buon per lui se ci va, ma anche buon per noi, perché come ben sapete la Juventus sta pagando ancora Massimiliano Allegri. Per cosa? Per il contratto che era in essere precedentemente, che scadrà a giugno 2020, è stato esonerato, non c'è stata una risoluzione consensuale, è stato esonerato, cioè si è scelto di mandarlo via. La formula classica dell'esonero è quella di andare a continuare a pagare il contratto per, cioè diciamo il tesserato, l'ex tesserato, l'ex dipendente, per le mensilità ancora residue. Quindi Massimiliano Allegri sta continuando a percepire 7 milioni e mezzo circa a stagione, cioè 7 milioni per questa stagione, il che significa che la Juventus sta continuando a pagare per lui qualcosa come 13 milioni, più di 13 milioni. Per la precisione parliamo dei 6 mesi residui, se veramente Allegri andrà ad allenare il Manchester United da gennaio, che sono 6,75, 6 milioni e 750 mila euro lordi, che la Juventus risparmierebbe, risparmierà qualora effettivamente Allegri andrà ad allenare il Manchester United. C'è anche un'altra ipotesi di risparmio, perché nel frattempo si sta parlando anche della cessione di giocatori da parte della Juventus al Manchester United, un po' come un favore da parte di Allegri alla Juventus: guardate, mi sono preso i miei 3 milioni e qualcosa per questi 6 mesi senza fare nulla, mi spettavano, però adesso vi faccio un regalo: non solo non mi pagate più perché vado a firmare per un'altra società, ma vi aiuto anche negli esuberi e nel bilancio, perché mi porto con me Mandzukic ed Emre Can. Si sta parlando di questo, e l'ipotesi, la ricostruzione di Tutto Sport di oggi, 18 ottobre, parla addirittura di 60 milioni di beneficio per la Juventus. Io, per i calcoli che sono riuscito a fare, mi fermo a 47, diciamo 50, perché considero Mandzukic in uscita a zero. Io non credo che il Manchester United possa pagare. Si è parlato negli scorsi giorni di 10 milioni di euro da parte del Manchester United per Mandzukic, però erano le stesse cifre che ballavano quest'estate. Ormai Mandzukic è fuori rosa, lo sanno tutti. Sulle storie Instagram, tra Rabiot e Matuidi, abbiamo visto il programma della giornata di ieri, 17 ottobre, che prevedeva per ieri alle ore 11 sala video, a quell'ora Mandzukic a svolgere le analisi. Quindi significa che Mandzukic non fa neanche più sala video, lo mandano a fare le analisi del sangue e delle urine, che bisogna fare periodicamente, mentre tutti gli altri fanno qualcos'altro, segno proprio che ormai sta lì senza più un ruolo. Questo lo sanno, ripeto, tutti. E quindi è difficile che il Manchester United possa accettare di andare a spendere una cifra comunque importante, 10 milioni, per un giocatore che in questo momento ne vale veramente zero, perché è praticamente in uscita. E quindi quali sarebbero gli altri conti? Risparmio sull'ingaggio di Mandzukic pari a circa 5 milioni lordi per gli ulteriori 6 mesi. Risparmio sull'ingaggio di Emre Can pari a circa 5 milioni e mezzo sui 6 mesi della prossima, del residuo di stagione. Poi ovviamente ci sarebbe un risparmio anche per le altre annualità, però quelle lì le vai a contabilizzare negli anni successivi, per un totale di circa 17 milioni di risparmio di ingaggi tra Allegri, Emre Can e Mandzukic, più 30 milioni che pare che la Juventus avesse fissato come prezzo del cartellino di Emre Can quest'estate. Insomma, andiamo su questi 47, facciamo 50 milioni che la Juve può diciamo mettere con il segno più a bilancio, se va in porto questa operazione. Io non credo sinceramente che Emre Can vada al Manchester United a gennaio, non credo neanche che ci convenga. Secondo me bisogna ragionarci con calma e vedere quanto può essere utile ancora, per un discorso anche che Khedira potrebbe non dare garanzie piene per tutta la stagione, e soprattutto comunque Emre Can ha la sua gioventù e Khedira la sua vecchiaia, quindi un domani è meglio tenere Emre disfandosi di Khedira, piuttosto che il contrario. Però
Insomma, sono valutazioni da fare con calma. Soprattutto io, Emergen, se proprio va venduto, lo venderei a giugno. Ma non è di questo che volevo parlare, perché nel discorso Allegri al Manchester United c'è l'intervista che Allegri ha rilasciato ad una testata polacca, che è il colmo. Perché, come ha scritto nel suo libro e ha raccontato, lui non sa come si scrive Szczesny, e ogni volta che doveva fare lo schemino alla lavagna nello spogliatoio chiamava Szczesny e gli diceva: scrivi tu il tuo nome, con grande ilarità, immaginate, no? Nella catarsi della prepartita, nella preparazione tattica degli avversari, mentre devi giocare contro appunto il Manchester United o l'Atletico Madrid, c'è Allegri che ridacchia perché arriva Szczesny e scrive: che bello, che divertimento, che passione. E infatti non so neanche pronunciare la testata polacca, Pzeglad Sportowy, proviamo a dirlo così. Insomma, un'intervista nella quale io leggo la trascrizione che è stata riportata da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, perché non vado, ho visto anche la pagina con l'intervista integrale, ma non mi sono permesso di tradurla con Google perché magari avrei fatto degli errori. E quindi dalla traduzione che abbiamo, diciamo, da Sky, Allegri ha parlato di varie cose, ha detto: io ho seguito le caratteristiche dei giocatori alla Juventus, perché non bisogna diciamo seguire degli schemi incerottati, degli schemi troppo formali, troppo statici, troppo meccanici, e insomma bisogna seguire, dice lui, le caratteristiche dei giocatori. Ma questo, diciamo, è il corollario del limite che viene attribuito a Massimiliano Allegri, cioè quello di non avere un'idea di gioco, un sistema di gioco chiaro ed evidente. Poi ha anche detto che non ha voluto fare, quando è arrivato alla Juventus, nessuna rivoluzione, ha cercato semplicemente di dare nuovi stimoli. Ha detto: mi sono sempre circondato di persone intelligenti, di uno staff competente, perché non posso avere competenze in troppi campi. Bene, sarebbe importante avere competenze nel proprio campo, infatti, soprattutto. Ma quello che ha detto e che voglio commentare è il discorso su Mandzukic, perché il discorso su Mandzukic, secondo me, è un po' Allegri che si smaschera rispetto ad una serie di addebiti che gli sono stati mossi mentre allenava la Juventus, soprattutto nel rapporto con Mario Mandzukic e nella gestione del giocatore. Perché Allegri ha detto: Mandzukic è un esempio di giocatore speciale, mi ha dato molto spazio di manovra, perché per un discorso di duttilità tattica, questo probabilmente voleva dire, cioè mi ha consentito di fare varie scelte proprio in funzione della sua adattabilità. Poi ha detto: in passato Mandzukic ha spesso cambiato squadra, ma adesso è alla sua quinta stagione alla Juventus e questo è uno dei miei più grandi successi. Perché dire una cosa del genere? Allora, per me Allegri si è smascherato, perché come fai a definire la permanenza di un giocatore presso una società, per cui tra l'altro tu non lavori più, un tuo successo personale e uno dei più grandi successi personali? Cioè significa che tu avevi il desiderio e hai lavorato al fine che Mandzukic rimanesse alla Juventus? Hai avuto dei desideri specifici a livello professionale nel tuo lavoro relativi a Mandzukic? Hai lavorato specificamente su Mandzukic? Hai privilegiato Mandzukic? Poi che discorso è un successo il fatto che un giocatore rimanga in una squadra? Allora tu davvero... Ma poi uno dei miei più grandi successi, cioè non la finale di Berlino, non la finale di Cardiff, non i 5 scudetti consecutivi, non le 4 Coppe Italia consecutive, non Cristiano Ronaldo, non, che ne so, la longevità di Barzagli, ne possiamo mettere tante. Qual è uno dei tuoi più grandi successi come allenatore della Juventus? Che cosa ricordi? Che Mandzukic è rimasto oltre 4 stagioni nella stessa squadra. Ma dobbiamo ridere. Tra l'altro sarebbe il caso di informare Massimiliano Allegri del fatto che la quinta stagione di Mario Mandzukic, cioè che non è una serie TV, non è mai iniziata. Cioè Mandzukic la quinta stagione alla Juventus non l'ha mai fatta e non la farà, perché comunque sia, che sia il Manchester United o meno, se ne andrà. Ma se n'è già andato, ripeto, mentre gli altri lavorano sui video delle partite, lui va a fare le analisi. Cioè le analisi che gli altri fanno prima, perché devono poi andare a lavorare sulla partita, lui mentre gli altri lavorano fa le analisi, come a separare i gruppi. Mandzukic, adesso puoi entrare perché sono tutti in sala video, vai a fare le analisi. Questa è la situazione e dobbiamo gioire insieme ad Allegri per questo grande successo personale di Mandzukic, che è rimasto 5 anni alla Juve. Ma cioè, di cosa stiamo parlando esattamente? E ripeto, questo probabilmente
secondo me può essere considerato come la conferma che Allegri ha sempre privilegiato Mario Mandzukic, un addebito che gli è stato mosso, dicevo, quando allenava la Juventus più e più volte, perché Mandzukic ha sempre giocato, anche quando palesemente non era il caso che giocasse, anche quando palesemente non era il caso, perché non era in forma, perché aveva giocato male o malissimo la partita o le partite precedenti, perché c'era qualcun altro che poteva essere più funzionale per quella determinata partita. Poi, tra l'altro, con una chiusura di esperienza di Mandzukic con la Juve, e ne ho già parlato, abbastanza deprimente. E non parliamo di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, parliamo anche dei mesi precedenti, del finale della scorsa stagione con Mandzukic che è sparito, a un certo punto è sparito. Ora, non volete credere alla storia che abbia finto degli infortuni? Credete che era infortunato davvero? D'accordo, però comunque. Il discorso degli infortuni di Mario Mandzukic non è stato mai chiarito, perché non c'è mai stato un comunicato della Juventus, come si fa per tutti gli altri giocatori, con un bollettino medico su Mario Mandzukic. Che Mandzukic fosse infortunato fu comunicato da Allegri in conferenza stampa, così, all'improvviso, e non c'è stata nessuna conferma scritta, tant'è che poi. Tra infortunio e infortunio, perché Mandzukic è stato infortunato a maggio e poi è stato infortunato a giugno, ha giocato quell'unica partita contro l'Atalanta e ha segnato, proprio per fare il saluto finale quando poi è stata alzata la coppa dello scudetto. Vabbè, questi poi insomma sono ragionamenti che magari lasciano il tempo che trovano, però ve li volevo sottoporre per capire il contesto, per spiegare il contesto di che cosa stiamo parlando. Quindi a me personalmente, da tifoso della Juventus, ex sostenitore di Massimiliano Allegri, ex da diciamo da più di un anno fa, penso che di aver smesso, insomma un anno fa circa, ho iniziato ad avere qualche dubbio significativo. Dà un po' fastidio che possa, diciamo, raccontare la sua esperienza alla Juventus in questi termini, con questo rapporto viscerale con Mario Mandzukic, che non dovrebbe esistere tra un allenatore ed un calciatore, perché nessun calciatore deve venire prima di tutti quanti gli altri. Ripeto, per me è un Allegri che si è smascherato, ma ditemi la vostra come la pensate su questo, soprattutto se avete mai ritenuto che Allegri abbia privilegiato in qualche maniera Mario Mandzukic. Anche queste sono cose che dobbiamo, diciamo, su cui possiamo confrontarci. Per questo c'è lo spazio dei commenti qui sotto. Ditemi anche come la pensate sull'ipotesi Emre Can a gennaio al Manchester United, tolto Mandzukic che può andare dove vuole. E allora grazie per il vostro contributo e per la vostra attenzione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!